Quello che sto per presentarvi è un video che mi hanno segnalato in molti, quindi ci sarà un motivo, presumo. Andiamo a scoprirlo in Che fai? Di Francesco Brillante, che già il nome è tutto un programma. Ma io sto iniziando a domandarmi perché sempre bambini di 11 anni devono prendere per fare sti video. Boh, saranno i genitori che li spingono, non lo so. E poi soprattutto perché andare a fare la spesa e poi andare in spiaggia col sacchetto, cioè non ha senso. Ma era già passata di lì, c'è un errore di montaggio in questo video. Fatti amare, o come fatti amare? C'ha 11 anni! Fatti dare baci, oh, non scherziamo! Ma sei fuori? No! Ti faccio sognare! Ma che sognare? È una minorenne, ha 11 anni, è pedofilia! Comunque è tutta basata sulle rime con are, mi sembra di capire. Fatti spogliare, ma stiamo scherzando, no? Ma che cazzo ha detto qui? No, ma cosa fai tu? Sei uno stalker sotto la finestra di una bambina. Vergogna. E scioglie di Gabriella. No, no, adesso mi dovete spiegare perché c'è una bambina di 11 anni che si sta spogliando. Ve lo giuro. Non ci posso credere. No, cosa sta facendo? Fermati subito, immediatamente. Ma come facciamo l'amore? C'è 11 anni, cazzo! È bellissima. Come quando fai l'amore? Quindi non è già più vergine? Non lo so se fai bene. Camicia aperta, tocco di classe. E anche questa canzone fuori logica. Abbi carattere. No, magistrale interpretazione di un gatto. Filtri imbarazzanti, inquadrature improbabili. E sciogliti i capelli. Il mio pezzo preferito è sciogliti i capelli. No, non si deve spogliare neanche velocemente, cioè non si deve proprio spogliare a 11 anni. Vabbè, qui siamo in spiaggia, ci può stare, dai. Ma sistemarti i denti? No, Fammi scoppiare o fammi scopare? Ma che facciamo l'amore? Scordatelo e poi se la guardi con quella faccia. Occhiali su, occhiali giù, deciditi. Anche lui si dovrebbe decidere di andare dal dentista. Dai, una sistematina ai denti, che sarà mai? Grandissima gestualità di lui. Sì, ma magari un po' meno di depressione. La corsa rallenti nel bagnasciuga ci voleva, Lui qua non ce la fa più, non sa più come contenere l'emozione e arranca anche lui nel mare. La insegue pure sugli scalini, ma questo è stalking puro, cazzo. Però lei è contenta, ride. Vabbè, capolavoro.